se possiamo riassumerlo per sommi capi, il programma che insomma è stato pensato da lei e dal suo gruppo per questo territorio. I temi principali sono il lavoro, il turismo, la trasparenza e il dialogo con i cittadini e l'ambiente. Diciamo, questi sono i quattro cardini del mio programma. Lavoro importantissimo, lo sappiamo, quanto si perde lo si capisce ancora di più. Noi crediamo che con l'importante insediamento dell'outlet, ma anche con incentivi alle nuove imprese, ai giovani, ai nuovi insediamenti produttivi, con questi incentivi di dare impulso al lavoro. Il turismo, crediamo che da poter vendere il nostro brand turistico della bandiera di blu a Marotta e dei borghi più belli d'Italia a Mondolfo, un unicum che ci invidiano tutti. Il mare, la pulito e bello di Marotta, con le belle colline marchigiane, mondolfesi, il castello, la storia e la cultura. Quindi assolutamente un prodotto da vendere e da poter esportare per il turismo. L'ambiente, su ogni progetto, cura, occhio, attenzione a quello che è l'ambiente, il principale tema della protezione dello stesso, e la trasparenza, il dialogo. La casa del comune deve essere una casa di vetro e dialogare con tutti i cittadini sempre sui temi, quelli belli e meno belli, quelli che approvano o disapprovano, ad ogni modo sempre e comunque il confronto con i cittadini. Ecco, la sua è un'esperienza che viene da lontano, non è insomma peregrina la sua partecipazione decennale insomma all'agone politico. Che cosa si porta da questo vissuto che ha fino a poco fa naturalmente letto e interpretato? Beh, ho fatto 10 anni da assessore ed è stata un'esperienza bellissima. Si conosce tutta la realtà territoriale, si conoscono le persone, si conoscono le eccellenze e si conoscono anche le problematiche. Quindi è un'esperienza che direi vorrei consigliare a tutti. Questa gioia di partecipare alla vita politica amministrativa mi deriva anche dal fatto che sin da giovanissimo ho partecipato all'associazionismo sportivo, della Proloco, dove c'era un gruppo di amici che voleva fare qualcosa e io mi infilavo. Quindi da lì sono stato trasportato in amministrazione con passione e ancora ho questo calore, questo ardore per fare, per stare in mezzo alla gente e per cercare di migliorare le condizioni. Spero che possa fare il sindaco con lo stesso passione e far del bene per la mia terra, per la mia cittadini e per il mio territorio. Ecco, vedere tanti sindaci del territorio qui insomma riuniti per appoggiarla in questa attenzione le ha dato carica, le ha dato sprone, ma anche tanti consigli sono arrivati. Beh, assolutamente, avevamo il sindaco di Fano, il sindaco di Senigallia, il presidente della regione, il sindaco di San Costanzo e di Monteporzio, per non dimenticare nessuno. Questo dà forza, dà coraggio, consigli utili ce ne sono stati, assolutamente utili e importanti. Ma soprattutto fa sì che il progetto di stare uniti, di condividere esperienze insieme, di ricercare anche fondi europei, perché poi i fondi europei vanno ricercati in partnership, quindi vuol dire che qui nel territorio c'è una squadra consolidata. Consolidata significa anche poter portare avanti dei progetti importanti per tutto il territorio, non solo per Marotta, non solo per Mondolfo, ma per tutto il comprensorio. Il lavoro fondamentale per tutti, per le famiglie, per i giovani, per i padri di famiglia che hanno perso in questi anni di crisi il posto di lavoro. Allora, un territorio che dialoga è alla base per uno sviluppo organico e soprattutto a disposizione di tutti. Ma sì, la sfida del futuro è solo questo, ossia la capacità di fare sistema e di collaborare pensando ad un territorio più ampio e non circoscritto nei confini delle singole amministrazioni. Altrimenti non saremo in grado di affrontare le sfide del futuro, sapendo che oggi è sempre più complicato amministrare, le difficoltà sono sempre maggiori, le esigenze non diminuiscono, e allora ecco, questa è la sfida che noi dobbiamo fare. Mario Silvestrini penso possa rappresentare questa visione, questa collaborazione, e oggi è stato secondo me un modo molto intelligente per affrontare anche una giornata di campagna elettorale, chiamando tutti i sindaci della vallata, dei comuni limitrofi e della costa, perché giochiamo una sfida importante. Mondolfo con Marotta ha un territorio balneare importante, è un settore, un comparto economia importante, quella turistica,
Per cui se avremo la capacità di ragionare insieme e non singolarmente, avremo una maggior capacità di attrarre attenzione, perché o si promuove un territorio con le sue peculiarità, altrimenti i singoli comuni non riescono ad essere attrattivi. Per cui sono qua anche per rafforzare questa candidatura di una figura di esperienza che ha dimostrato serietà e competenza, e penso siano gli ingredienti essenziali importanti per poter affrontare un ruolo molto difficile in questo momento come quello del sindaco. Dialogare e soprattutto avere una visione europea è un imperativo che è impellente in questi ultimi mesi. È decisamente un imperativo categorico, e questa sera siamo qui per ribadire l'importanza del fatto di fare squadra. Una cordata di sindaci, ma non soltanto un rapporto di collaborazione tra amministratori. Il rapporto di collaborazione vero è quello fra i territori, è quello che fa la differenza, e effettivamente noi possiamo offrire e dare, anche dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, l'immagine reale della bellezza del nostro territorio solo nella misura in cui facciamo squadra. Questo ci consentirà, lo ha detto anche il presidente Ceriscioli, di aggredire realmente anche quelli che sono i fondi europei, che non sono più fondi per coltivare il proprio orticello, ma che sono fondi per far scoprire un territorio intero, sono fondi che richiedono ai comuni di fare squadra, ed è quello che intendiamo fare. Qui c'è tutta l'esperienza che è necessaria, ma c'è anche tutta la carica e la voglia di rinnovare per fare bene, e non soltanto per Marotta Mondolfo, ma per tutto il territorio e per tutta la Regione Marche. Ecco, economia, sanità, sviluppo, sono tre tematiche molto calde ai cittadini e a tutto il territorio. Qual è la sfida alla quale si appresta a partecipare il sindaco di Mondolfo? Ma i temi sul piatto, i temi caldi li hai già citati tutti te, Lino, sono temi fondamentali e sono tutti quei temi che riguardano davvero il benessere del cittadino a 360 gradi, perché se penso all'economia penso al lavoro, se penso alla sanità penso a un'emergenza per tutti quanti, e se penso anche al turismo e alla cultura penso davvero al volano dello sviluppo. Sono temi fondamentali, e a maggior ragione sono quei temi in cui i comuni non possono più chiudere le proprie porte, non possono più guardare all'interno delle proprie mura, ma devono guardare ad un territorio più vasto. Questo vale se parliamo di ospedale unico, questo vale se parliamo di turismo e quindi della necessità di dare un'offerta turistica completa che parte dalla costa e va verso l'entroterra, e questo a maggior ragione vale se parliamo di economia e lavoro, perché un territorio deve essere capace di reinterpretarsi e di creare nuove opportunità di lavoro e soprattutto di sviluppo per i propri cittadini. Vuol venire da noi, ci viene per portare via un'esperienza, viene nel nostro territorio per portare via una sensazione. Allora, i comuni, l'ANCI, sono realtà che in Italia sono nate un po' come tanti piccoli feudi campanili. Ormai questo è un concetto che va oltrepassato, bisogna pensare anche per piccole realtà come questa con una mentalità da grandi. Io penso che ci siano tutte le condizioni, vanno messi in campo dei processi graduali, ma che ragionino in funzione delle necessità nuove dei cittadini. Ormai piccolo da solo non è più in grado, e nemmeno il grande da solo non riesce più a dare le risposte. Mi sembra di capire anche dall'incontro di questa sera che quelli più grandi e quelli più piccoli vogliano stare insieme per pensare a una modalità diversa per rispondere ai nostri cittadini con maggiore efficacia, più rapidità e maggiore trasparenza. Questi comuni sono uniti da uno stesso mare, da uno stesso litorale, dalla stessa spiaggia. Si può lavorare in questo per offrire a chi viene qui un'offerta il più ampio possibile? Beh, dico pure uniti da una bandiera blu, che non è cosa da poco, perché vuol dire che le amministrazioni ci hanno lavorato, e con le amministrazioni gli imprenditori e il territorio. Sì, io penso che ci siano le condizioni. Chi arriva da noi non sa più qual è il confine tra Senigallia, Mondolfo e Fano, pensa a un'unica riviera con un gran bel territorio dietro, e quindi dovremo sempre lavorare di più insieme per farci riconoscere
con maggior forza per chi guarda una regione che c'è tanto da scoprire ancora. Ecco, detto da un sindaco che gestisce grossi eventi, una visione, serve uno, due, tre slot importanti o tanti rivoli che magari si muovono in diverse direzioni? Qual è la ricetta giusta dalla vostra esperienza? Secondo me la differenza la fa la qualità. Dobbiamo pensare a progetti grandi in grado di fare una bella promozione dell'intero territorio e poi a livello locale avere la capacità qualitativa di saper accogliere, e allora anche le piccole iniziative diventano elementi di grande riconoscibilità e di grande accoglienza per, speriamo, i milioni di visitatori che aspettiamo per i prossimi anni anche in questo territorio. Expo è stata una vetrina a livello mondiale che sicuramente ci ha proiettato nel futuro. Le ricadute poi così a livello locale ci sono state, quali sono state e se sono state foriere di buone cose? Beh, intanto Expo ci ha detto che questa nazione ce la può fare e abbiamo dato una bella dimostrazione di noi. Due, che stando insieme funzioniamo e ci riconoscono meglio gli altri. Quindi anche questo territorio, che grazie a l'ANCI è riuscito a proporsi tutti insieme, ha dato dimostrazione che le iniziative che si fanno a Urbino o Ascoli o a San Benedetto o nella nostra riviera possono trovare uno spazio per proporsi bene. Quindi la modalità è proprio quella: pensare in grande e sistemare al meglio il piccolo. Non moriranno i piccoli comuni, intendo, non andranno sempre più in difficoltà solo per le risorse, ma anche per il personale. Insieme ad altri colleghi era qui per testimoniare la vicinanza e soprattutto spingere questo nuovo sindaco, questa nuova proposta per un territorio importante. Sì, beh, conosco Mario dalla passata esperienza come assessore, conosco altri amministratori della passata giunta e abbiamo collaborato soprattutto nei temi del sociale, quindi temi molto importanti. È chiaro che i comuni limitrofi, ma come Mondolfo Marotta stesso, si devono porre in una posizione di centralità rispetto alla Valle del Cesano, secondo me. Quindi Valle Centrale rispetto ai comuni più grandi come Fano e Senigallia, che fanno da contrappeso. Quindi è chiaro che Mario, insieme alla sua lista, deve farsi carico di questo oneroso impegno, perché non è facile convogliare in tutta la vallata del Cesano, da Marotta a Pergola, diciamo un'unione di intenti. Troppo spesso nel passato la Valle del Cesano è rimasta un po' ai margini, no? Divisa probabilmente su due province, che l'ha penalizzata. Ora questa problematica fondamentalmente non c'è più. Dobbiamo riapproparci della vallata, collaborare non solo con Monteporzio e San Costanzo, ma con tutti i comuni, immagino anche Trecastelli, immagino anche Corinaldo, quindi seguire effettivamente il bacino del Cesano, perché è importante che la valle riacquisti centralità. Ecco, quali sono le criticità di questo territorio da sviluppare e quali sono i plus, cioè le qualità che possono essere portate anche al di fuori del territorio? Beh, per i plus dobbiamo dire che in pochi chilometri da Marotta a Fontavellana abbiamo uno spettro ampissimo, no? Dal mare alla montagna, ma non solo, perché abbiamo degli ottimi percorsi naturalistici, dei borghi fantastici come Mondavio, come Corinaldo, e poi su in pochi minuti arrivare alla cima del Monte Catria, quindi con un comprensorio sciistico, quindi chiaramente questo è un plus clamoroso che assolutamente va speso. Le difficoltà, che chiaramente un territorio così omogeneo ha delle difficoltà intrinseche nel territorio, che presenta delle diversità. Sta proprio qui la difficoltà, che sono sicuro Mario si impegnerà a fondo per cercare di livellare queste asperità, insomma. Il territorio è una risorsa importante per tanti motivi, primo per le potenzialità che esprime e poi sia in termini di candidati per la qualità
e la proposta innovativa che questi rappresentano. Oggi c'è una grande opportunità dettata dai fondi europei. Sono usciti bandi importanti che parlano di sviluppo, innovazione, turismo, riqualificazione del territorio. È importante che chi oggi affronta il governo di una comunità abbia un forte legame con questa opportunità, quindi si interfacci con la regione, sappia dialogare, sappia cogliere quelle risorse che servono a fare il salto di qualità, che siano fondi che parlano di infrastrutture, di servizi, di bisogni importanti come la difesa della costa, oppure opportunità che parlano di sviluppo, di crescita, di turismo. Sta a chi governa il territorio allargare lo sguardo, non isolarsi nel proprio confine, ma sapere attraverso un dialogo forte con gli altri enti e con la regione in modo particolare cogliere a favore della propria comunità tutte queste opportunità. La progettualità è un imperativo sicuramente, questo è il viatico principale per arrivare a determinati risultati in termini europei. È proprio il salto di qualità che porta alla progettazione in termini di fondi europei, non è un contributo purché sia, è un incrocio di progettualità, di collegamento, di strategicità di quello che si fa, è un modo di governare che ha bisogno di esperienza, di qualità da trasferire all'interno dei progetti e nello stesso tempo di sguardo aperto verso il futuro. Ecco, la Regione Marche sotto la sua guida, in questi mesi si sta rimodellando, si sta riconfigurando, che marcia avete innestato? Ma soprattutto abbiamo finalmente sbloccato risorse importanti in termini di fondi europei e sono 7 gli anni della programmazione, i primi 2 sono passati anche per ragioni obiettive, pensiamo alle elezioni dello scorso anno, con una certa lentezza. Quest'anno è stato l'anno della prima iniezione importante di risorse e speriamo di farlo proprio nel momento più opportuno, cioè quando l'economia dà dei primi timidissimi segni di crescita, che incontrando queste risorse possono diventare opportunità, però bisogna appunto saperle cogliere, cioè bisogna che l'ente locale guardi con grande attenzione questi processi. Per coglierli ci vogliono gli uomini giusti, una battuta finale. Beh certo, bisogna secondo me valorizzare molto il legame che ci può essere tra un territorio e la regione. Io credo che nel caso di Mondolfo, di Marotta, poter avere un governo di centrosinistra che sappia condividere quelle che sono scelte strategiche sia un valore aggiunto.